Però un cuglione. Ho avviato la registrazione ero così. Quindi sono così nella vita normale, tipo quando la gente mi parla. In realtà sono così. Ciao a tutti ragazzi, questo è il Torch Murri e benvenuti in questo nuovo video. Lo so cosa starete pensando. Murri, hai detto che avresti fatto un solo video sul collegio. Sei uno stronzo, acchiappa views, lo fai solo perché va di moda. E avete esattamente ragione. Però ragazzi, io come al solito vi consiglio di andare a vedere intanto i video anche degli altri youtuber che fanno le reazioni al collegio, perché mi fanno tanto ridere. Specialmente quelle di Anthony Pence, che non lo so, è il mio preferito, raga. Sì, secondo me lui sempre. Secondo me lui fa la serie ufficiale del collegio. Poi ognuno fa il cazzo che vuole, ma lui fa proprio le puntate intere e fa troppo ridere. Oggi con Federica, che aveva una gran voglia di commentare il collegio, andremo a vedere gli episodi più divertenti, perché la Rai, che non è stupida, che cosa fa? Mette su Rai Play le puntate intere, però su YouTube carica gli spezzoni degli highlights o comunque delle situazioni divertenti, e andiamo a vedere anche quelle un po' più recenti. Io direi di andare un po' a cazzo, ragazzi, reagiremo a un po' di episodi random e inizierei dalla professoressa Petolicchio, che è una caricatura completa, raga. Io non ci credo che sia... Io vorrei capire se questi comunque nella vita normale no, sono. Ah, un appello, Rai. Ma perché cazzo lo caricate a 4,80 il video? Ma mettetelo a... C'è povertà, perché non è il 1968? Vabbè, ce lo guardiamo così. Signora sorvegliante, buongiorno. Ha la R moscia comunque, vero? O sono io che l'ho sentita male? Buongiorno. Signori collegiali, buongiorno, comodi. Questa chi è, Coro o Marilu? Come avrete sicuramente notato, siamo di fronte a un sistema solare. Mercurio. Ma come li sanno? Come li sanno? Non sanno un cazzo. Li diamo per spacciati proprio. Comunque c'è da dire anche che ultimamente molti alunni sembra che si stiano ribellando comunque alla professoressa Petolicchio, perché ultimamente è un po' sì. C'è Mattias che gli fa tipo gli abusi, cioè, che gli fischia. No, gli fa troppo gli abusi. Saturno. Ma perché ripete? No. Definito. Minchia, gli sta facendo il verso di brutto, cazzo. Signor Caviglia. Mi chiama Mattias. Dorme, io lo amo, Mattias. Dobbiamo fare un video insieme. È un dio. Io all'inizio pensavo fosse il peggiore, invece è quello che dobbiamo fare. Dai, fa troppo ridere. Ma tu immagini conoscere questo in real life che parla veramente così? Troppo ridere. Dire. Qual è il composto chimico prevalente che ha questa colorazione particolare? È la risposta preferita di Mattias. Che non è un boh, ragazzi, è un... Come si chiama? Dittongo quando metti la AE? Rimaniamo nel genere. Non lo spaziamo troppo. Come si chiama in latino quando metti la A e la E? Non è dittongo. Cosa dice il signor De Chiara? Sarebbe tipo CO2 più ferro. Ferro. E mi deve dire cosa intendeva. È napoletana comunque la professoressa Petolicchio. Finiamola di fischiare. Mi deve dire cosa intendeva. E finiamola subito. Ah, io a Petolicchio non ci posso vedere. Che cazzo ha detto? Che cosa ha detto? Io a Petolicchio non ci posso vedere. Io la Petolicchio non ci posso vedere. Io voglio, come suoneria dei messaggi, quando mi arriva un messaggio voglio quando qualcuno mi chiama io Mario! Smettiamo di fischiare. Ah, è perché c'è sto abuso di fischiare, ma perché? Ma proprio era Petolicchio. Fischio. Sarà lei, signor De Chiara, ad andare fuori, no. Capito? Attenzione, Mattias prende il sopravvento. Mattias sta rischiando. Però gli altri comunque, cioè, se ridi sei complice. No, ma in realtà sono tutti infami in questa classe, paurosi. Si accusano tra di loro sempre. Anche nella mia classe succedeva. Però c'è da dire che secondo me fosse una scuola normale e non fosse un reality, col cazzo che farebbero gli esperti così. Ma insomma. E lei, come al solito, non si smentisce mai. Prende il nome di fusione. Mi sembra di aver sentito un fischio. Ma poi come non lo capisce? Com'è possibile? Si autodenunci chi ha fischiato. Sì. Si autodenunci. Ma col cazzo, chi cazzo si autodenuncia? Per gentil cortesia. Il signor De Chiara si va a riposare in cortile. Vabbè. Anzitempo. Ma lei è sicura di aver avvertito un fischio? Infatti, non si può dire. Forse è stato un sospiro. Io stavo dormendo.
Sarà stato un sospiro interpretato male. Però minchia, questa veramente è un'attrice brava, perché cioè quale professoressa parla così? Ma nemmeno la mia prof di italiano che mi prendeva per pirla mi diceva muratore, tu sei un pirla. Ma non è che recitava così. Non posso uscire. E adesso no. Stavamo dicendo delle reazioni. Guarda un po'. Tra gli elementi di idrogeno. Guarda, signor Corbello, il calciatore. Ah, guarda. Sta chiedendo se vuole fischiare. Sì, infatti è un sottone pauroso. Infatti. Cioè, Mattias è tipo quello che si. Per farsi bello agli occhi degli altri, si fa inculare come. Sì, infatti. Ecco, signor Caviglia, la stavo aspettando. Ora non ho nessun dubbio, signor De Chiara, si può accomodare. Ma perché, scusami, signor De Chiara? Ma perché lo sa che la mente, lo sa. Ho capito, cioè. Quello è, cioè, troppo stupido per fare questi pensieri. Sì, però la dorme, fratello. Può capitare. Lei è interessatissimo. E il signor De Chiara paga per il suo fischio, ma intanto se ne va anche lei, perché mi ha stancato. Almeno. E poi ne parlerò. Sembra uno di quei troll di Harry Potter. Fa dei versi lui. Comunque complimenti a chi monta questi video troncati di netto. Cioè, ma cazzo, ma con tutti i soldi che state facendo col collegio, ma compratelo un minchia di montatore decente. Mattias che sfida nuovamente la Petrucchio. Secondo me questo episodio potrebbe essere tranquillamente incentrato su Mattias e la Petrucchio, che sono una coppia che scoppia. Le lezioni devono riprendere. Felicità di tutti. Signor De Chiara. Ma questi sorveglianti che cosa urlano? Comunque ce l'hanno tutti con questo povero Gabriele De Chiara. Ambientati qui, se non sopporta più niente. Signor Caviglia! Non abbiamo riposato niente. Stia su! Stranamente con... abbastanza scandito. Dai, però... Sì, ecco. Porca troia, ho parlato. Dai, bro. Minchia, sembra tipo il miglio verde, cazzo. Cioè, siamo condannati al patibolo. Oh, raga, fate seri, non fate caso, per favore. Che già la Petrucchio mi ha buttato fuori 48 volte, per favore. Signori collegiali. Ecco. Buongiorno, professoressa Petrucchio. Bentornati. Grazie. Mi conviene salire. Mi conviene non salire? Non conviene salire. Perché? Perché mai mi converrebbe salire? No, proprio così. Dai. Cioè, dai, minchia, però Mattias. Fa sgamare! No, più che sgamare, Mattias, io. Cioè, fossi la processata, ti avrei dato una testata in bocca. Cioè, mi stai simpatico, però non si fa il bullo con le professore. È che sono nell'età in cui sono coglioni. Esatto. 16 anni sono un minchia. Perché lei si sente tanto più alto di me? Allora, abbastanza. Ah, era per questo! Però anche lei, professoressa Petrucchio, ma porca troia, ma che domande sono? Ma è ovvio che si sente più alto, lo è! Petrucchio. 14 anni! Vabbè, hanno tutti età diversi in questa classe, cioè, non è che hanno tutti la stessa età. No, sto morendo. 14 anni è del 2004, 2005! 14 anni, aspetta, perché sto... Mi sembrava più grande, ma adesso ho ragionato. Io a 14 anni ero un coglione! Infatti. È troppo in faccia. Poi è basso. Se lei sta seduto e io sto in piedi, ce la facciamo a guardarci negli occhi. Cosa dice? È fiero delle sue battute circa la mia altezza? Sì. Sei particolarmente furbo. Ancora meglio, quello sta prendendo appunti. È uno scriba lui. Si sente particolarmente. Sì. Sì? Bene. Mattias l'ha presa proprio in giro, un grande, ma fa troppo ridere. Non... Bravo! Bravo! Bravo Mattias! Cazzo, ho preso la professoressa Petrucchio inizia la sua lezione di geometria. Come chiamiamo questi solidi? Ma questa insegna tutto, geografia, geometria. No, fanno tipo due materie a testa. E intanto Mari. Si chiamano solidi di rotazione. Cavolo. Signor Caviglia. Però qualunque cosa gli dice lui a fa. Le posso garantire che... Ma io sono team Petrucchio, te lo giuro. Viva la Petrucchio. Io sarò qui per questa lezione. Lei rimarrà in piedi. Ah, più là rimanga in piedi. Giusto. Visione della Petrucchio condivisibile, onestamente. Questa rappresentata qui è la famiglia dei poliedri. La stanchezza della gita. Minchia, una frase ha detto, già sbadigliano. Erano tornati alla gita. Il passaggio algebrico banale. È un banale raccoglimento. È un banale. Banale forse per lei. Banale forse per la signorina Ortona. Non credo. Per
È banale anche per lei. Ecco, lo sapevo. Vediamo, vediamo. Vediamo dice Mattis. Ha detto, se mi accorgo che qualcuno suggerisce, quel qualcuno, sempre che riesca ad accorgermene, volerà fuori. Madonna, ragazzi. Vediamo un po'. Non riesce tanto. Basta! Ragazzi, Team Petolicchio. Ragazze, se siete dalla parte della Petolicchio, commentate con hashtag Team Petolicchio, ragazzi. Cioè, non è giusto! Ci deve essere un cazzo di rispetto per i professori. Cioè, però li hanno mandati là perché sono comunque delle persone un po' particolari che hanno bisogno di... Sì, ma infatti secondo me fossero in una scuola normale non farebbero così. Però io e i miei... Cioè, questo mi fa capire proprio quante botte gli devo dare ai miei figli. Gabriele lancia il sasso e nasconde la mano. Brava Nicole! Il suo atteggiamento non fa altro che portare i suoi amici nei guai. Ha un po' esagerato, però... Devo dire che ci ha fatto ridere tanto. Quando è troppo... Il giullare del collegio. Dai, ci ha fatto ridere tanto. La mancanza di rispetto verso la professoressa Petolicchio non può essere ignorata. Basta, Mattias! Cioè, è tipo... Hai ormoni, non so che cazzo sarà. Beh, incontenibile. Una boccatina d'aria, mentre il signor Caviglia resta un attimo qui con me. Ecco, perfetto. Signor Caviglia, arrivederci. Ah. Sa chi era Mozart? Era un musicista. Napoleone Bonaparte le dice qualcosa? Sì, uno storico. Uno storico? Uno storico. Sì. Della storia. Uno della storia? No, e... no. Attila? No. Il flagello di Dio? E Vittorio Emanuele III? Chi potrebbe essere? Un papa? No, non è un papa, Vittorio Emanuele. Un re d'Italia! Oh. Tutti questi personaggi che io le ho citato, cosa potrebbero avere in comune? Erano la cosa preferita di Mattias. Tutti bassi di statura. Proprio come te. Ciao! Minchia! Tutti bassi di statura. Grande. Vediamo come finisce. Eppure hanno fatto la storia. Io mi aspetto le sue scuse. Almeno quelle. Scusi. Mattias... Mi dispiace per oggi. Le dispiace davvero? Sì. E io al momento ci credo. Ma un'altra battutina così su di me. T'ammazzo! In tutta la mia altezza, se ne vada. Se ne vada? Se ne vada! La Petolicchio è stata molto onesta. Mattias, io ringrazio il cielo che almeno alla fine non hai fatto il coglione. Vabbè, va lì, non poteva fare niente. Perché da solo, capito? Il branco si fomenta, tipo, diventa un minchia nel branco. Va bene, ragazzi, io direi che abbiamo visto un po' questa sfida tra la Petolicchio e Mattias. Io comunque... Continuerà, ma noi siamo un team Petolicchio, ragazzi, perché Mattias... Questo è bullismo. È bullismo di tutti, comunque. Quindi, Mattias, basta, per favore. Lasciate un bel mi piace se volete un altro episodio di... del collegio. Ormai l'influenza di Anthony è... Sì, no, ma infatti non è obiettivo questo video. Però un saluto anche a Anthony e Pence. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo!